È considerato il frutto più costoso del mondo, si chiama Yubari King ed è una varietà di melone. Recentemente ne è stata venduta una coppia durante un'asta a Sapporo, in Giappone, al prezzo record di 2,7 milioni di yen, quasi 20.400 euro. Nasce nelle serre del paese del Sollevante, ma anche a Casalmaggiore. La scelta è quella di Lorenzo Cavalli e del papà Walter, che nella loro azienda di Valle, frazione appunto di Casalmaggiore, coltivano da tempo particolari varietà, storico fu il caso dell'anguria gialla, ora questo introvabile melone. I due, attivi anche in ambito teatrale e cinematografico, presentano la novità nello stile comico e irriverente che da sempre li contraddistingue. Ci troviamo a Valle, frazione di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, azienda agricola biologica Cavecchia. Ogni anno proviamo diverse varietà di melone, quest'anno abbiamo provato Yubari King. Una varietà di melone nuova, un ibrido di meloni retati. È molto dolce, delicato, succoso. È una varietà di melone che una volta staccato dal campo deve essere massaggiato. E allora noi ogni giorno massaggiamo questi meloni per 2 o 3 ore. È un melone molto particolare, in Giappone addirittura non viene mangiato, ma bensì viene regalato in dono nelle occasioni importanti. Lo Yubari King è un ibrido ottenuto da due diverse cultivar di melone cantalupo, la cui particolarità sta non solo nel suo gusto dolce e delicato, ma anche nell'estetica precisa e curata. Questi meloni in origine sono perfettamente rotondi e caratterizzati da una buccia liscia con lievi venature bianche, che li fa risultare simili a piccole opere d'arte.